una bella vittoria 3-0 con un secondo set sofferto. Sì, non solo secondo, anche il primo. Secondo me abbiamo fatto qualcosina di poco, diciamo, in battuta, avremmo potuto fare qualcosa di più. Però sicuramente una buona partita, una buona prestazione, perché comunque nei momenti di difficoltà siamo riusciti a venirne fuori molto bene. Questo grazie soprattutto alla determinazione della squadra. E per quanto riguarda la mia prestazione, è ovvio che sono molto contenta anche del premio che mi è stato dato. Ringrazio tutti quanti e niente, grazie. Ciao. L'intervista non seria. Ah, cosa pensi della coreografia, se ti sei accorta della coreografia dei tifosi? No, non l'ho vista, me la rifai tu? No, è perché quando stiamo giocando siamo concentrati sulla partita. All'inizio, magari quando sei entrata in lo starting six prima, magari. Ma sono concentrata, ragazzi, mi dispiace tantissimo, no, mi dispiace, la prossima volta vi guardo. Ti faccio vedere la foto. Va bene, grazie. Intervista non seria, dai, due parole non serie. Due parole non serie, no, sto scherzando, dai, non lo so, possono bastare? Erano tre anche. Vabbè, il premio qual è? Scatola di cioccolato. Il premio è questo, ma questo non è il premio, questo è un regalino perché martedì è il mio compleanno. Non si dice, non si chiede l'età a una donna, orca, ancora queste cose ti devo insegnare. 26. Sei ancora giovane. C'è ancora speranza, tu dici, per migliorare? No, visto che l'altra volta avevi detto per crescere. No, per crescere ormai ci ho rinunciato, mi hanno detto fino a 26 poi dopo basta, quindi ormai stop, quindi così non posso. Però per migliorare qui forse ancora speranza c'è, me lo auguro almeno, che se no è un disastro.